Calpi, guarda chi hai dietro di te. Un muro? No, Calpi, non c'è nessun muro, c'è un player mistero, non l'hai visto? Ma sei completamente ciecato, scusa un attimo. Questo ragazzo mi ha appena scritto su Instagram, tipo l'altro ieri, e mi fa che in una partita è riuscito a fare 36 kill, quindi vuole fare il provino e riuscire a battere il tuo record di 15. Se ha fatto davvero 36 kill, io adesso quitto dal Team Blaze. Calpi, ho un'immagine. Queste sono le kill che ha fatto, sono veramente 36. Player mistero, mi senti? Pronto? Certo. Ok, sì, vabbè, ovviamente la voce modificata. Scusa un attimo, chi sei? Ce lo puoi dire? Come ti chiami? Hai un nome o ti chiami Player Mistero? Mi chiamo Player Mistero. Ok, ti chiami Player Mistero. Almeno quanti anni hai? Ce lo puoi dire oppure no? Scusa un attimo. No, senti, mi chiamo Player Mistero per una ragione. Senti, facciamo una cosa, andiamo a giocare, vediamo quante kill fai. Ok, ci siamo, Battle Bus in partenza da Corso Commercio, credo. Dove cavolo hai intenzione ad atterrare? Scusa un attimo. Lago Languido. Lago Languido, ok. Calpi, tu che cosa ne pensi di questa scelta? Secondo me è proprio un posto da nabo, perché lui sarà sicuramente un nabo. Player misterioso, va a capire. Comunque no, mi ha mandato una foto con 36 kg. Questo te lo posso giurare, cioè, c'era scritto 36 kg. Ma penso che la rubate da un mio video. Potrebbe Calpi, essere, non credo che tu abbia mai fatto della vita 36 kg. Comunque ti ricordo che il tuo record è 15, quindi insomma. No, 36. Nel provino, non è vero. Qual è il tuo record di kill vero? 25. Ok, niente male, bisogna mettere. Intanto il signor player misterioso a Lago Languido, che ha tante kill, bisogna ammettere, questa è una cosa importante. Ha veramente tante kill. Attenzione davanti a lui, player. Il primo di oggi, effettivamente. Uno dei player. Calpi, potrebbe essere comparato a te questo giocatore. Comunque, ma cosa vuoi? Allora, a livello di potenza siamo lì. Comunque, un altro. E lui non sembra male, insomma. Oh, bello, se lo vede Bocelli, non sembra male. Perché, come ben sai, Calpi Bocelli è cieco. Vabbè, si mette anche a ballare. Ma cosa, che erano due scarsoni? Ma scusa un attimo. Vabbè, ok, continuiamo la Languido. Puoi un attimo aprire la mappa, giusto per capire dov'è la safe. Non è male. No, infatti non è male questo. Non è male. Torri Bislack, ok, la safe intorno a Torri. Ci fai vedere un pochettino com'è editi. Com'è che ti dovevo chiamare? Scusa un attimo. Player misterioso. Sì, ma c'hai un nome, che cavolo. 151 in testa, attenzione. Oh, non è scarso questo, Calpi? No, ma non prende neanche la scheda. No, infatti, no, più che altro non prende la Lamborghini. Prendi la Lamborghini e vai da qualche parte. Vabbè, livello 5. Questo Calpi effettivamente è un suo nuovo account. Proverà a fare il record di kill. Sono curioso. Non ci credo. Nel negozio oggetti è appena tornata la skin Goof, una delle skin più divertenti di Fortnite. E mi stavo chiedendo per quale motivo non regalarla ad uno di voi che mi segue sempre, guarda tutti i miei video. Per questo, Claudio, goditi il tuo nuovo regalo. Grazie per seguirmi sempre, grazie per guardare ogni mio video. Mi raccomando, raga, codice cap del negozio oggetti. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Davanti a lui un altro player che, vabbè, gli spara. Qualche successo forse, perché effettivamente non è 26. Comunque poteva provare a fare. E ho capito, ma che gli fa? Comunque il player gli ha fatto 50 di danno di scudo. Adesso non è che era uno dei proprio player più forti di Fortnite, però diciamo che comunque più o meno se la cavava. Complimenti, player misterioso. Sì, ma che gli fa? Ma è un fenomeno, sì, questo. È bravo a giocare. No, ma infatti, fra, io mi aspettavo un abbino. In realtà è forte. Io pensavo che la foto fosse. Si è buggato? No, comunque, io pensavo che la foto che mi avesse mandato fosse photoshoppata. Ti devo dire la verità. Cioè, non pensavo che avesse mai fatto 36 kill. Ci sto iniziando a credere, perché è veramente un giocatore forte. Per ora solo 4 kill, ma mancano ancora 60 persone. Safe che si chiude verso Tony Bislack. Vediamo un po' che cosa combina. Ma quindi, single player misterioso. Non so, ce l'hai un nome? Ti posso chiamare con un nome senza chiamarti player misterioso? Scusate, non è che mi sembra proprio il massimo. No. Giovanni? Cioè, non ti posso chiamare con... Ti posso chiamare, che ne so, Ciubecca, qualcosa del genere? Ti piace? Pure mistero. Ma che mistero? No, non ti voglio chiamare mistero, mi fa schifo. No, ti chiamerò Ciubecca da adesso in poi. Quindi, se senti Ciubecca, sei te. Comunque, non mi hai detto quanti anni hai, non me l'hai voluto dire? Senti, amico, non ti posso dire niente. Mi puoi dire, cioè, tu mi hai scritto con account su Instagram player misterioso. Mo' ti chiami player misterioso anche su Fortnite. Vabbè, Ciubecca per gli amici. Però, scusa un attimo, dammi qualche indizio, che cavolo, dai. Dimmelo qualcosa, cioè, dovrai svelarti prima o poi. Non potrai rimanere sempre player mistero. Scusa un attimo. Chi te lo dice, scusami? Dovrai svelarti, non so chi sei. Io sono venuto qua per fare il provino, nient'altro. Va bene, ok, guardiamo questa provina. Però, scusa, te in futuro, esatto, vorresti entrare nel team Blaze? Certo, faccio il provino apposta per questo. E se non ti conosco, come faccio a farti entrare nel team? Scusa un attimo, Mr. Ciubecca. Non lo so, però mi farà entrare comunque, fidati.
Va bene, sono proprio curioso. Attenzione, Chewbacca davanti. Vabbè, questa è la cecchinata peggiore del mondo. Proprio, però, bisogna ammetterlo. 20-31. E complimenti per la mira. Niente male. Ok, un altro 20. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Potevi cecchinarlo questa. Facci la cecchinata delle tue, Mr. Chewbacca. Anche se non ti conosco. Una delle famose cecchinate di Chewbacca. Allora, io vorrei comunque vedere IC Ciabatta quanto è forte. Cioè, leggo in chat. Ma mi ha fatto un sacco di IC Ciabatta, che comunque sta facendo il devasto in lobby. Molto più che questo player misterioso, H. Chewbacca. Dai, cavolo, Chewbacca, però una cecchinata. Sì, con il cecchino veramente fa schifo. È incredibile. Questo è IC Ciabatta che fa un'altra kill in lobby. Niente male. Prendigli la scheda, player. Sì, ti conviene prendergli la scheda comunque per vedere dove è l'alleato. Perquisisce attentamente. Vedo un altro giocatore dietro. Vediamo se riuscirà a fare una cecchinata. Ok, no, infatti almeno una forse la ma fa. Ma chi è questo mandaloriano? No, mi sa che è una guardia. È un player con la sua è un player? Sì. Oh, sì, vabbè, sì, ma tutti vabbè, quanti. Ho capito, sì, ma questo porello c'ha veramente 30 di vita. 7 kill per il nostro Chewbacca davanti dietro. Chewbacca lì, eccolo lì, perfetto. Vai. No, Chewbacca, cavolo. No, con il cecchino è proprio zero comunque, 27-27, let's go. Grande Chewbacca, per ora 8 kill. Non si fa neanche i mini, lui è proprio. No, è vero, proprio lui non gliene frega niente, incredibile. Cioè, lui vuole fare la vittoria con 27 miliardi di kill, non perdere meno tempo a curarsi. Sì, però Chewbacca, quel cecchino, che cavolo, utilizziamolo, no, un minimo. Cioè, dovresti colpire i nemici, non schivarli, scusa un secondo. Vabbè, abbiamo capito che tra tutte le persone che potresti essere non sei forte col cecchino, quindi escludiamo le persone forti col cecchino. Non sono io, quindi? No, ho detto forti, calpi forti. Cioè, ok, mi sono confuso. Vuol dire il contrario di quello che hai detto te. Ti faccio qualche domanda giusto per capire chi potresti essere. Io ti... Ma dai, ma questo gli hai fatto proprio liscio, hai fatto il contorno, la sagoma, che cavolo. Ma è possibile che non ne colpisci uno col cecchino, Mr. Chewbacca? Magari guarda, fa finta. Guarda! No, ben... Cioè, ma secondo me lo fai apposta, Mr. Nemici, perché c'è qualche problema, altrimenti no, te lo dico. No, col cecchino è l'arma che non so proprio usare. Ma non l'avevamo notato. Allora toglila, se non sei capace. Sì, infatti mi sa che ti conviene direttamente toglierla, perché... No, anzi tiela, voglio vedere se riuscirà a fare una cecchinata da qui alla fine della partita. Comunque, quello che ti volevo chiedere, io ti conosco in qualche modo? Cioè, ho mai parlato con te al di fuori di questo momento? Sì. Ho parlato con te, davvero? Sì. Ok, intanto bello questo 113 in testa, anche se il nemico bisogna mettere non uno dei pro player più forti al mondo. Quindi io ho parlato con te. Oh cavolo, magari mi è in difficoltà, Calpi. Calpi, ma non è che sei te. Ma scusa, sto parlando con te. Aspetta, non posso avere due voci. Chewbacca, parla mentre parla Calpi sopra. Ok, no, potrete essere. Non siete la stessa persona. No, poi devo essere sincero, sono un pochino più forte di Calpi. Sei un pochettino più forte di Calpi. Ma come ti permetti tu? Vabbè, questo effettivamente potremmo vedere in un prossimo video. Se questo video raggiunge i 30.000 like, si può vedere in un prossimo episodio. Chewbacca, hai provato a cecchinarlo quando? No, non ho neanche provato. Ok, no, infatti ti è convenuta come cosa, perché qui mi sa che non si è messi così bene. Comunque, 10 kill intanto per Chewbacca, attenzione, mancano 19 persone in lobby. Siamo già praticamente nel game. Mamma mia, che devo ammettere che sto qua non mi sta proprio simpatico. Cioè, beh, intanto ha detto mi insulta. Cioè, non ho proprio... No, vabbè, ma con cecchino è proprio la persona più scarsa del mondo. Chewbacca, no, non farlo chinare, Chewbacca, vai, pensaci te, cavolo. Quanta gente... No, Chewbacca, ti sei fatto rubare da kill, porca miseria. Vai. Ok. No, Capi, qual è il tuo record di kill? È 15? Capi? Nel provino sì, cavolo, 12, mancano 3 kill. Mancano 3 kill e batte il primo dei Calpi. Attenzione, 100, finalmente la prima cecchinata del player misterioso, cavolo. Finalmente, dopo così tanto tempo. Capo paura. Ti potrebbe superare, Calpi, te lo dico. Mancano 2 kill. 2 kill e ti supera. Attenzione, dimmi, player mistero. Io non supero, Calpi, sei proprio scontato. Vabbè, ma tu hai incontrato, non lo so, Salsa Verde 14. Non è colpa mia. Guarda, che Salsa Verde 14 è un bravo giocatore. Ma guarda chi incontra, Sabretooth. Aspetta, in chat leggo un certo Giannino, mi sembra, da roba del genere. Però IC Ciabatta era uno tosto. IC Ciabatta era uno veramente forte. No, col cecchino è proprio una pinta. No, col cecchino comunque non ci. Ha ucciso IC Ciabatta. Ce l'hai fatta. Sì, IC Ciabatta. Aspetta, fai questa kill e pareggerai il provino di Calpi. No, yes! 15 kill per il player mistero. Attenzione, ha pareggiato il provino. Bisogna ammettere che la gente che incontro ovviamente sono molto più scarsi, perché è a livelli molto più bassi. Quindi è un provino giusto per vedere il record di kill che può fare. Però mancano 11 persone in lobby attualmente. Credi di poter arrivare a fare le 20 kill? Certo, okay. E soprattutto,
credi di potermi battere? Vabbè, ma questo 139. Certo che si ok, tu quindi. Aspetta, cos'è che hai detto? Credi di poter battere Calpi in una sfida 1v1? No, è diverso, lo batto proprio. Ok, fiducioso. Io sono curioso. No, sono proprio curioso di vederli. Comunque, appena battuto Calpi ufficialmente nel provino, quindi ufficialmente, Player Mistero, sei il giocatore al momento con più kill mai provinato da me. Quindi già questo record l'abbiamo battuto, anche se stai effettivamente combattendo. Cosa fa il figo? Scarsa, sì, vabbè, ho capito. Comunque è bravo a buildare, mazza. No, è molto bravo. È bravo a buildare e anche ad editare. Oh, raga, non è male, eh. Non è per niente male. 8 persone rimanenti, dovresti cercare di fightare qualcuno al posto di buildare a caso completamente, anche perché stai sprecando giusto un po' di materiali. Non è per dirtelo, però, insomma. Calpi, intanto, un voto così a pelle da 1 a 4 su 10 di questo giocatore. 1 a 4 su 10. Quanto? No, vabbè, sto scherzando. Da 1 a 10, esatto. Che da quello che ho visto, secondo me si merita un 8. Ok, intanto, raga, voi qua sotto nei commenti fatemi sapere che voto gli date per ora. Scrivetelo ora nei commenti. Tipo, che ne so, 8 su 10, 9 su 10, 10 su 10. Magari c'è anche qualcuno che gli dà 4, non lo so. Mi hai garantito di farle 20 kill, signor Player Mistero. Io non voglio scuse. C'è uno davanti a te, comunque, laggiù. Ok, cerca di farlo saltare fuori sparandogli con l'R. Tira fuori il cecchino, attenzione. Ma ovviamente il signor Ciubecca non ne cecchina a mezzo, cioè, ma devo ammettere, un suo pregio è che è bravissimo a editare, buildare. Bravo, però con il cecchino non ci siamo. Ma neanche proprio con la R, mi sembra. È vero, sì, a livello di mira diciamo che non però ci siamo. Però col pompa è bravo, col però pompa fa un sacco di danni. Cioè, può essere comunque. È vero, col pompa. È vero, col pompa ha sempre fatto headshot. Sempre. Sì, ma non so chi è Calpi. Cioè, magari è già del mio team, va a capire. Magari uno di quelli che ha già fatto il provino, che ne so. Magari potrebbe essere anche Alessia, la mia crush. Non lo so. Beh, è forte a Fortnite. Non credo proprio. No, è vero, hai ragione. Forse Alessia la mia crush non è. Ma potrebbe essere Aaron, che ne so, potrebbe essere chiunque potenzialmente. Player Mistero, parla un po' di qualcosa. Tipo, intona una scala musicale. No, ok, no. Ci possibile. Sono più di una nota. Do, re, mi, fa, sol, si. Sì, ok. Comunque è impossibile che è impossibile conoscerlo, perché ha la voce troppo modificata, non si capisce chi è. Oh, attenzione, lo vedo lì a destra, piccolino il player là sotto. Attenzione, prova la cecchinata. Non c'è. Oh, no, lo fa apposta. No, capo, secondo me lo fa apposta, perché sono più in miss. No, ragazzi, mi spiace di essere, ma faccio lo schifo. No, non l'avevamo notato, ma guarda. Ma fortuna che ce l'hai detto, perché se non c'eri te, signor Watson, non l'avremmo mai detto. Puoi anche chiamarmi Mistero. No, posso anche chiamarti Sherlock. Siamo 18 kill, attenzione per Player Mistero. Mancano 5 persone in questo momento in partita in endgame estremo. Vediamo un pochettino come si evolverà. Attenzione, la tempesta ha inghiottito uno. Niente male comunque a livello dei giocatori medi in questa partita. Bisogna ammetterlo. Cavolo però, 36 kill. Direi che non le guaglierà mai. Cioè, in confronto alla foto che mi ha mandato con... Oh, comunque 36 kill sono veramente tante. Cioè, come cavolo hai fatto a far 36 kill? Vabbè, però io ti dico la verità. Avevo un po' paura a atterrare al vecchio Pinnacoli, a Torri di Slack. Ma in genere okay. Sono sempre... Oh, attenzione, c'è cecchinata! Ok, cos'è che hai detto? Scusa un attimo. In genere atterro sempre a Pinnacoli io, cioè a Torri Bislacche, scusami. Ok, a Torri Bislacche. E perché questa volta sei atterrato là? Ok, avevi paura. Beh, giustamente il provino è un tentativo. Cioè. Ok, uno no, contro uno. Ma se lo finisce. Uno contro uno. Oddio, se lo finisce kill. Uno contro uno. Attenzione, appena finisce questo giocatore raggiungere 20 kill. E sarebbe al momento. Vabbè, già lo era da 4 kill. Però sarebbe al momento il giocatore con più kill mai provinato da me nel Team Blaze. 20 kill. Attenzione, ultimo giocatore lo vogliamo col cecchino. Col cecchino di Roscop. Cecchino di Roscop. Ultimo ma giocatore. Ma non salire troppo che muori. No, infatti ti conviene. Ti conviene. Dieglielo, Calpi, dieglielo. Comunque i player li uccide, ma mi sa che le guardie. No, infatti. No, non ci credo. Ma perché ha fatto la vittoria? Ce l'hanno ucciso le guardie oggi. Ma non ci posso credere. Ma una vittoria così semplice. Fatti vedere le kill. Ovviamente 20. Let's go. 20 kill per Player Mistero. Signor Player Mistero. Ok, complimenti per le 20 kill. Anche se Calpi, bisogna mettere che queste 20 kill effettivamente erano fatte proprio con gente un po' scarsa. Sì, erano tutti scarsi. Sei debole, Player Mistero. Ne potevo fare molto di più. Sì, certo. Dicono tutti così. Ok, allora è vero. Potenzialmente ne potevi fare leggermente di più, perché comunque aveva la foto con 36 e visto quello che hai fatto ci credo. Ascoltami un attimo, Cap. Dimmi. Io ti ho detto farò 20 kill in questo provino e ne ho fatte 20. Ok. Se ti avessi detto 21 ne facevo 21. È vero, però dovevi farne comunque più che potevi, quindi 20 diciamo che è stato il massimo per questa partita. E vabbè, ma quindi Cap, io adesso sarei un Blaze, giusto? Cioè, tu mi stai chiedendo se sei già entrato nel team? Sì, ovvio, ho vinto il provino. Aspetta un secondo, mi devo consultare con un esperto di team. Calpi, Calpips.
tu che saresti l'esperto di team, non lo so, io non è so bravo, però ha trovato c'è un po' di qualcosa di sì, sta combattendo ma poi non sappiamo neanche scarsa. Chi è poi non ha mai fatto una cecchinata, esatto, non sappiamo nemmeno chi è. Facciamo una cosa, player mistero, Capi, vieni qui dobbiamo fare i professionali, dobbiamo fare i professionali. Ok, cammina per bene, aspetta, faccio la camminata, sì, piano piano. Ok, perfetto, ci siamo. Volevo dire, player mistero, ti stavo dicendo, secondo me tu devi fare un qualcosa per entrare nel Team Blaze. Ti serve ancora una qualifica, e quella qualifica è sconfiggere Calpi in 1v1. Solo allora potrai entrare nel Team Blaze. Sarà un gioco da ragazzi. Ok, sono proprio curioso.